Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo su Nier Reincarnation perché oggi voglio fare un'altra guida, diciamo un'altra introduzione per quanto riguarda il gioco, dato che comunque ho notato che su Twitch comunque qualcuno appassionato c'è, quindi magari può raggiungermi più facilmente anche attraverso qualche video che riesco a fare su YouTube. Detto questo, oggi voglio parlarvi effettivamente del come riuscire ad aumentare il vostro grado di potenza, quindi il vostro grado di forza, e come permettervi di superare anche alcuni stage nonostante la vostra forza non sia necessariamente del livello adatto. Perché appunto in questo gioco, a differenza comunque di altre diciamo tipologie di gioco, si possono sfruttare anche quelli che sono i bonus elementali. Ma andiamo con ordine. Andiamo con ordine perché questo comunque è il mio profilo, ovviamente per chi ovviamente se lo stesse domandando, quindi avete anche la possibilità comunque di potermi richiedere poi in futuro, magari su Twitch o su Discord, che vi invito appunto a guardare, che si trova praticamente tutto in descrizione. Abbiamo la possibilità comunque anche di scambiare gli ID e diventare, diciamo, amici nel gioco. Detto ciò, oggi ci concentriamo fondamentalmente sul come aumentare la propria forza, quindi la propria force in generale, che va a rappresentare in un qualche modo la potenza del team che abbiamo a disposizione, e come sfruttare il bonus elementale invece qualora non avessimo la possibilità di avere una forza adeguata ai diversi stage. Detto ciò, la cosa di cui dobbiamo parlare subito è il menu dei potenziamenti. Come detto la scorsa volta, i potenziamenti sono suddivisi in diverse categorie. Abbiamo la possibilità di potenziare i personaggi, le armi, i companion, che sarebbero praticamente come i pod fondamentalmente della saga di Nier, e le memorie, che fondamentalmente rappresentano una sorta di set per quanto riguarda appunto gli artefatti, dato che appunto nelle memorie avremo la possibilità di avere delle statistiche bonus anche in base a quanti pezzi equipaggiamo diciamo il set di memorie, ma di questo ne parleremo a breve. La cosa su cui dovete concentrarmi maggiormente per aumentare il vostro grado di forza è praticamente questo schema qui, ovvero cercare di potenziare in primis il personaggio, in secondo luogo potenziare le armi, successivamente le memorie e solo infine i companion, quindi gli Otomos, che vengono chiamati Otomos, che vabbè. Qui nel gioco invece vengono tradotti come companion. Perché ovviamente questa cosa vi permette di aumentare il vostro grado di forza, quindi il vostro rank di force? Semplicemente perché i personaggi, ovviamente, partendo comunque da una qualità o da una rarità di 2 stelle, vanno sempre a migliorare e diventano 3 stelle e successivamente 4 stelle, che al momento è la qualità massima di quelli che possiamo effettivamente utilizzare. Ovviamente il personaggio 4 stelle parte con delle statistiche di base molto più alte rispetto a un personaggio 3 stelle, ed è per questo che comunque già il grado di forza prende un bonus maggiore proprio dal punto di vista di base, proprio perché la forza base è già rispettivamente più alta. Per quanto riguarda le armi, abbiamo praticamente un discorso molto simile, perché anche le armi si diciamo dividono in stelle, no? Quindi hanno una loro valutazione, hanno una loro rarità. Quindi abbiamo le 2, le 3, le 4 e addirittura le 5 stelle, perché le 4 stelle, una volta che si ha la possibilità di poterle maxare, si possono portare anche a un livello superiore. Se per esempio vi faccio vedere una spada che in questo momento è la spada di 2A, di A2 anzi, in realtà, vabbè, 2A o A2, lo potete chiamare in entrambi i modi, che praticamente l'ho portata a livello massimo. Ho trovato un limit break perché appunto ne ho trovata una copia in più, quindi l'ho data in limit break anziché equipaggiare più copie della stessa arma, dato che comunque vai a guadagnare dei bonus molto più alti dall'ascensione rispetto all'equipaggiamento della doppia arma. Abbiamo la possibilità di evolverla. Vedete, nel momento in cui noi riusciamo ad accumulare tutti questi cristalli, che sarebbero appunto delle gemme, si ha la possibilità di poterla
elevare al livello 5, quindi al grado addirittura di 5 stelle. Mentre invece per il resto rimane comunque una spada 4 stelle e rimane comunque forte lo stesso. Questo ovviamente si può fare praticamente con praticamente tutte le armi. Se io per esempio vado a prendere l'arma praticamente 3 stelle, la possiamo portare, come potete vedere, allo stage successivo, quindi stage 2. Questa perché ovviamente in questo caso è un'arma dark, quindi io ho fatto, diciamo, l'esempio dell'arma dark. Ma se tecnicamente io andassi a prendere un'arma normale, e vedete, nel momento in cui la andiamo ad evolvere, sempre ovviamente col materiale necessario, abbiamo la possibilità di portarla a 4 stelle. Quindi diciamo che le armi, a differenza dei personaggi, hanno un grado in più, hanno la possibilità di evolversi con un grado in più. Anche perché se andiamo a vedere i personaggi, ad esempio vi faccio vedere, noi abbiamo soltanto le ascensioni per i personaggi, il potenziamento delle skill e poi successivamente il potenziamento vero e proprio del personaggio. Anche queste saranno importanti, ma ne parleremo più in là. Detto ciò, la cosa che vi ho detto di sfruttare sono personaggi, armi, memorie e companion. Ma le memorie fondamentalmente cosa sono? Come vi ho detto prima, le memorie sono praticamente degli artefatti. Per chi conosce magari il sistema di Genshin o conosce il sistema in generale anche di Cydia o per Omnia, per esempio, saprà che ogni personaggio viene equipaggiato con degli artefatti. Infatti, quando noi utilizziamo un artefatto, come in questo caso, abbiamo comunque delle statistiche che vengono aumentate in base al proprio livello. Per esempio, questo questo artefatto va a potenziare principalmente l'attacco, quindi vuol dire che noi portando su questo artefatto andremo a potenziare l'attacco. Successivamente abbiamo delle statistiche secondarie che si sbloccano dopo diversi livelli, quindi man mano che noi facciamo salire il nostro artefatto abbiamo la possibilità di sbloccare dei bonus addizionali. Mentre invece, se abbiamo fortuna e riusciamo a farmare un artefatto di rank massimo, abbiamo già la possibilità di vedere tutte quante le statistiche sbloccate, anche se di livello 1. Quindi non abbiamo l'obbligo di far salire di livello l'artefatto per vedere le statistiche bonus. Come per esempio può essere questo. Questo, per esempio, che l'ho preso a un rank 5, anche se il set comunque non mi piace, personalmente parlando, però come potete vedere abbiamo già tutte le statistiche sbloccate, proprio perché, perdonatemi, proprio perché, come potete vedere qui sopra, nell'angolino in alto a sinistra, abbiamo il numero del rank. Questo numero ovviamente è randomico, quindi nel momento in cui voi farmerete il set che vi interessa, potreste trovare effettivamente un rank 5 magari di artefatto, però di livello giustamente 1. Quindi avete un grosso margine di miglioramento qualora doveste beccare un artefatto decente. Perché gli artefatti sono importanti? Perché gli artefatti, come vi ho detto prima, ovvero le memorie in questo caso, sono importanti perché se equipaggiate a set vi daranno un bonus alle vostre statistiche. Abbiamo un bonus in piccola scala e un bonus in larga scala. Come potete vedere, il bonus in piccola scala di questo set è l'aumento del rateo critico del 10%, mentre invece il large set bonus lo aumenta del 15%. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi equipaggiamo due pezzi dello stesso set, otteniamo il critical rate up del 10%. Invece, se equipaggiamo addirittura tre pezzi dello stesso set, abbiamo il critical rate up del 15%. Ovviamente, per quanto riguarda diversi personaggi, il bonus a tre pezzi fa assolutamente gola, quindi bisogna assolutamente farmare e trovare i bonus a tre pezzi. Questo ovviamente vi aiuta nella caratterizzazione e nella potenza dei vostri personaggi. Ora, come potete vedere qui, ho un team che comunque si aggira sui 60k di forza, ma che posso tranquillamente portare più in alto in base anche sia agli artefatti che utilizzo e anche all'equipaggiamento se ci gioco un pochettino. Perché, come vi ho detto prima, la cosa importante è comunque aumentare per primi personaggi e armi. Personaggi e armi sono quelli che ottengono il bonus principale per quanto riguarda la forza totale. Infatti, se vi faccio vedere per esempio 2P, che in questo momento mi è diventata il personaggio più forte del mio account,
potete notare che comunque ha delle statistiche di base portate a livello 70, che già sono 4600 in attacco, 2300 in difesa, eccetera eccetera. Statistiche che comunque possono aumentare e che sicuramente sono molto più alte rispetto a un personaggio 3 stelle, anche perché il personaggio 3 stelle di base, a differenza del 4, si ferma a livello 50, quindi già avere 20 livelli in più fa sicuramente la differenza. Per quanto riguarda invece le character skill, ovviamente queste sono un discorso a parte, perché le character skills sono collegate direttamente al personaggio. Quindi non dobbiamo in un qualche modo potenziare, per modo di dire, le skill, perché dobbiamo soltanto evolverle. Quindi più il personaggio diventa forte, più gli associamo una skill forte e quindi di conseguenza la forza totale del nostro personaggio va ad aumentare. Stessa cosa succede per le armi. Infatti, se vi porto sulle armi e vi faccio sempre l'esempio di questa spada, abbiamo la possibilità anche per le armi, diciamo in generale, di utilizzare praticamente delle skill addizionali. Skill addizionali che ci permettono comunque di incrementare il loro valore in base a come ovviamente utilizziamo quest'arma, o come arma secondaria o come arma ovviamente terziaria, che comunque il personaggio appunto riesce in un qualche modo a utilizzare tre armi diverse. Ovviamente il loadout, vi faccio vedere per esempio 2B, è costituito in questa maniera. Ne abbiamo parlato la scorsa volta, però quando voi andate a sistemare il vostro loadout dovete cercare bene o male non solo di equipaggiare comunque le armi giuste ai vostri personaggi, ma la cosa più importante è equipaggiare i set giusti ai vostri personaggi. Vedete, io qua per esempio ho un set da 3, perché vedete sono tutti collegati tra di loro, e con le freccette verso l'alto, di un set molto base che mi dà comunque attacco up del 15% in più, che non è assolutamente male. Avere un attacco up di questa portata è sicuramente, soprattutto all'inizio del gioco, molto molto importante. Infatti, come potete vedere, l'attacco tra equipaggiamenti e tra ovviamente artefatti mi schizza addirittura a 7960. Per quanto riguarda il potenziamento dei personaggi, comunque non c'è nient'altro che bisognerebbe andare a sottolineare. Quindi ricordatevi sempre, come vi ho detto dallo schema, prima potenziare il personaggio, successivamente potenziate l'arma, poi andate a potenziare le memorie, o comunque vi costruite un set base di memorie giusto per prendere il bonus e poi lo perfezionate col tempo, e poi infine andate a potenziare i companion. I companion tecnicamente non c'è molto da dire, sono, come potete vedere, delle summon, chiamiamole così, che vi permettono di avere comunque un attacco addizionale qualora, cioè nel momento in cui la loro barra viene caricata al massimo. Quindi fondamentalmente danno una mano, ma secondo me non sono così indispensabili. Però ripeto, possono dare una mano, ma per me non sono indispensabili. La cosa su cui veramente vi dico di focalizzarvi è personaggio, arma, artefatto. Punto, tutto qua. La cosa che invece magari molti non hanno, magari non sfruttano o non sanno effettivamente di poter sfruttare, è la risonanza elementale. La risonanza elementale è molto importante all'interno del gioco, perché sia i nostri personaggi che i nostri avversari avranno degli attributi elementali. I nostri personaggi cambiano gli attributi elementali in base all'arma primaria che equipaggiamo. Infatti, se in questo caso, come potete vedere, 2B ha l'elemento di tipo sacro, perché appunto la sua arma primaria è sacra, 2P in questo momento è risonanza oscura, perché appunto l'arma che sta equipaggiando principalmente è un'arma oscura. Mentre invece A2 sta equipaggiando un'arma primaria fuoco, e quindi di conseguenza il suo attributo è fuoco. Ma se vi faccio vedere gli altri loadout miei personalizzati, potete notare che comunque gli attributi elementali cambiano. Perché, come vi stavo dicendo prima, cambiano in base all'arma principale che si va ad utilizzare. Quindi voi potrete costruirvi, così come ho fatto io, dei team elementali per oltrepassare la difficoltà di uno stage. Perché vi dico che si può sfruttare la risonanza elementale per completare gli stage? Semplicemente perché,
Come potete vedere anche da questo schema, che magari vi posiziono un po' meglio sullo schermo, ecco qua. Come potete vedere da questo schema abbiamo diversi elementi che interagiscono tra di loro e interagendo tra di loro abbiamo un fattore di vantaggio e svantaggio all'interno dei vari livelli. Infatti, come potete vedere, per esempio, giusto per fare un esempio, l'attributo di tipo fuoco, come potete vedere all'inizio, su cosa è vantaggioso utilizzarlo? È vantaggioso utilizzarlo sull'attributo di tipo vento, ma è svantaggioso utilizzarlo sull'attributo di tipo acqua, perché giustamente l'acqua comunque teoricamente va a spegnere il fuoco, no? E quindi di conseguenza il fuoco invece viene amplificato con il vento, con l'ossigeno, e quindi di conseguenza prende un vantaggio rispetto al vento. Così come l'acqua batte il fuoco, ma è svantaggioso col vento. Il vento è svantaggioso con l'acqua, ma è forte col fuoco, e così via. Quindi diciamo che gli unici che si vanno a pestare i piedi gli uni con gli altri sono luce e oscurità, che sono praticamente, ovviamente il giorno e la notte, mi stava venendo da dire, ma è palese, proprio perché luce e oscurità praticamente in base a come vengono utilizzati vi danno un vantaggio e uno svantaggio. Solitamente se voi equipaggiate luce e il vostro avversario equipaggia oscurità, voi farete sempre danni in weakness, mentre invece il vostro avversario farà in danno in resistance, quindi noi andremo comunque a resistere. Stessa cosa se utilizziamo il darkness, quindi vuol dire che il personaggio, in questo caso il giocatore, viene sempre avvantaggiato negli scontri elementali. Per quanto riguarda invece gli attributi che si vanno a inserire all'interno dei danni che facciamo con i nostri personaggi, abbiamo un vantaggio che quando effettuiamo danni viene moltiplicato di 1,5, quindi noi faremo l'1,5 danni in più quando ci scontreremo praticamente contro l'elemento debole, e riceveremo il 0,8% comunque di danni in generale quando subiamo il danno, quindi abbiamo una resistenza praticamente dello 0,2, che può sembrare poco o può sembrare ininfluente, ma vi ricordo che invece è molto molto interessante. Mentre invece a sfavore facciamo 0,8 danni se andiamo ad attaccare la resistenza, quindi facciamo un po' meno danno, ma subiamo addirittura un danno e mezzo quando veniamo attaccati con la nostra con la nostra debolezza. Mentre invece light e darkness sono sempre, come vi ho detto prima, rispettivi 1,5 e 0,8 in base se si utilizzano gli uni con gli altri, quindi non abbiamo troppi problemi, dato che comunque non abbiamo un ricambio di debolezza. Infatti, come potete leggere, luce e oscurità, abbiamo soltanto che luce è forte contro l'oscurità e l'oscurità è forte contro luce, però non abbiamo praticamente il ritorno del non favorevole, proprio perché abbiamo questo dualismo soltanto di vantaggio e non di svantaggio. Quindi elementi luce ed elementi oscurità sono probabilmente tra i migliori, anche perché sono tutti danni neutri contro tutti quanti gli altri elementi, quindi fuoco, acqua, vento, sì, e basta, perché sono soltanto questi tre, e prendiamo comunque danni neutri. E questa è una cosa molto molto importante. Perché vi dico che è una cosa molto importante? Perché praticamente il vantaggio elementale vi consente di completare stage anche più difficili grazie al vantaggio del danno in più che facciamo all'interno della quest. Se per esempio io vi faccio vedere una sub quest proprio fatta così, giusto per, andiamo magari sul dungeon. Ecco, che devo farmare per ottenere questo set, che è quello che mi dà praticamente il crit rate up. Come potete vedere, io ho completato livelli addirittura dove la forza richiesta è di 70.000, semplicemente utilizzando il vantaggio elementale. Ora, se io volessi provare, per esempio, facciamo un piano inferiore, facciamo questo da 60.000 magari, giusto? 60.000 di forza.
richiesta per completare lo stage. Gli attributi dei nostri avversari è fuoco, quindi l'attributo del nostro avversario è fuoco perché lo si vede da qui, nell'angolo in alto a sinistra. Quindi noi di conseguenza, scegliendo il team di tipo acqua, che in questo caso ha una forza di 52.812, quindi decisamente più debole rispetto alla potenza, ma inoltre io questo loadout adesso lo possiamo anche aggiornare. Facendo un auto e attributo acqua, noi praticamente... Ecco, come potete vedere già è diventato a 55.000, quindi siamo andati già oltre rispetto alle soglie normali. È vero che mi cambiano gli artefatti, quindi giustamente io qua adesso devo andare a rimettere un attimo il set per riprendere il bonus totale, perché altrimenti perdiamo il bonus totale e non va assolutamente bene. Mentre invece qui me l'ha dato tutto in attacco, mentre invece noi qua... dobbiamo andare in critico up, perché l'abilità di A2 ci permette di fare più danni critici, quindi dobbiamo aumentare assolutamente il suo rateo di danno critico. E come potete vedere adesso abbiamo il set fatto bene. Gli attributi ovviamente con le spade, che sono le spade a due mani, che sono le armi preferite di A2, e adesso vediamo quanto è arrivato il nostro loadout. È diminuito di un po'. Perché è diminuito di un po'? Perché abbiamo tolto comunque artefatti che erano già forti di per sé, quindi avevano alte percentuali di attacco, alte percentuali di crit, ma non mi davano comunque il bonus. Mentre invece qui abbiamo perso un pochettino di potenza, ma abbiamo i bonus per quanto riguarda l'attacco, e questi bonus vi posso garantire fare la differenza. Ora, se noi per esempio ritorniamo dove eravamo prima, quindi a rifare il nostro dungeon, che in questo caso ci richiedeva una forza di 60.000 e noi ci presentiamo con un team di 54.000, uno può dire va bene, posso comunque farcela, posso comunque provare a sconfiggere il boss, male che vada ci riprovo. E invece vi faccio vedere come una battaglia fatta con il vantaggio elementale vi riesca praticamente così, cioè proprio in una semplicità a dir poco imbarazzante. Allora, prima wave, ovviamente combattimento automatizzato, mettiamo il turbo così non perdiamo troppo tempo. Guardate i danni già come sono alti, perché giustamente, e noi guardate quanto subiamo poco, 4.000, 6.000, cioè prendiamo giustamente lo 0,8 di danno, quindi non prendiamo danno pieno, prendiamo un danno scontato, mentre invece noi facciamo l'1,5% di danni in più. Quindi come potete vedere già la differenza si sente, ed è una differenza molto molto evidente. Vedete, siamo arrivati già subito alla wave numero 3 e uno potrebbe dire che, dice sì, effettivamente dice la difficoltà del team si vedeva, che il mio team era più debole rispetto a quell'avversario. Però guardate anche quanti danni subisco in meno e soprattutto quanti danni faccio in più rispetto al normale. Quindi il vantaggio elementale è veramente alto, è veramente buono. Cioè vedete quanti danni si riescono a fare e con che facilità praticamente abbiamo eliminato già il boss. E poi i minion li shottiamo come se non ci fosse un domani. E guardate ancora quanti HP mi sono rimasti. Cioè più del 50% di HP con tutti. Bene, ho trovato un pezzo che mi interessa. Buono questo, così me lo vado a controllare. E come potete vedere, cioè, la difficoltà si è quasi del tutto annullata, anche utilizzando armi non per forza 4 stelle, perché in alcuni personaggi avevo equipaggiato armi addirittura 3 stelle. Certo, avevo il supporto comunque delle seconde armi sempre in 4 stelle, però l'arma principale, quindi l'attributo principale, era un po' più debole. Quindi questo va a sottolineare come effettivamente l'elemento vi possa dare una grande mano. Effettivamente 1,5 di danni in più sono parecchi, quindi cercate di ricordare e sfruttare al meglio i vostri elementi, quindi potenziate più quante più armi potete, potenziate i personaggi e potenziate poi successivamente anche le skill, ma di quello penso che ne potremmo parlare anche in futuro. Detto ciò, io spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se giocate a Nier e se ovviamente questi video possono esservi d'aiuto. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!